Buongiorno, buongiorno a tutti, un buon inizio di settimana, ma soprattutto una buona stagione insieme, noi con voi, come sempre. Ci fa molto piacere ritrovarvi, ritrovare qui con noi Riccardo Decorato di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e ai telespettatori. Inauguriamo questa stagione insieme a Emanuele Fiano, Partito buongiorno. Democratico. Buongiorno. Oggi hai scelto i migliori per diciamo le cose ecco, come stanno. Diciamo che si preannuncia una nuova e ricca e bella stagione, nonostante oggi iniziamo con lo sciopero, ma non ne vogliamo parlare subito. Parliamo di Milano, ma parliamo anche della nostra bella Italia. Si è collegato con noi da Roma il nostro direttore Don Roberto Ponti. Buongiorno, bentrovato. Ciao Stefania e bentrovati ai nostri ospiti, ai tuoi ospiti d'eccezione, come sempre. Tu riesci ad avere un parterre di ospiti che sanno leggere l'attualità e vedere insieme a te quello che si può fare. È quello che è anche il nostro servizio verso i telespettatori che ci seguono, che seguono te Stefania, e allora buon cammino anche in questa stagione. Eh sì, sono proprio il cuore pulsante della nostra trasmissione, come sempre daremo voce anche a loro attraverso i messaggi, attraverso le telefonate, vi terremo compagnia fino alle 14.30 e noi siamo abituati in questo inizio di puntata a vedere la webcam su Milano, invece quella è la situazione attuale, un po' nuvolosa su Roma, ma soprattutto una bella chiesa alle tue spalle che è simbolo della... Dietro di me c'è la cupola della Basilica Regina degli Apostoli. Siamo tra la Ostiense, la via Ostiense e la via Cristoforo Colombo. È un luogo caro a noi paolini perché qui è la nostra casa generalizia di Roma, la casa provinciale, e anche il luogo dove conserviamo le reliquie del nostro fondatore, il Beato Giacomo Alberione. Quindi è un centro di attività e un centro di preghiera per la famiglia paolina. Quindi spesso quest'anno vedremo se riesco a essere presente e a dare una mano, magari a parlare del santo del giorno con Stefania anche qui da Roma. Ecco, infatti già ci stanno scrivendo che sono contenti, quindi cercheremo ovviamente di tenere come sempre compagnia. Io ne approfitto, visto che abbiamo citato il santo del giorno oggi, so che tu lo dirai molto meglio di me, visto anche l'origine di San Pietro Clever, e ci magari racconterai un po' della sua storia. Ma si può dire qualcosa perché San Pietro Clavier è un grande missionario, un gesuita, fine 1500-1600, e lui è partito in missione in America Latina, in quella che è l'odierna Colombia, e aveva a che fare soprattutto con i più poveri, con chi era trattato da schiavo, e lui invece trattava tutti come delle persone, li aiutava ad affrontare anche situazioni difficili di vita, tant'è che lui stesso poi è diventato malato di peste ed è morto proprio insieme alle persone che aiutava, e ancora oggi molte congregazioni fanno riferimento a lui, al suo nome, a San Pietro Clavier, come un patrono delle missioni e soprattutto dell'aiuto a chi ha più bisogno. Quindi vediamo il suo esempio e cerchiamo di essere anche noi capaci di aiutare chi ha più bisogno. Ecco, io mi sono segnata una sua frase che ovviamente fa parte di un percorso suo di vita, dove dice: comunichiamo loro, e in questo caso parlava della tratta degli schiavi, no, che arrivavano nel porto di Cartagena dall'Africa, dice: comunichiamo con loro non con le parole ma con le mani e i fatti, se non diamo da mangiare ogni discorso è perfettamente inutile. Sì, è proprio vero, a volte noi ci perdiamo nelle parole e invece è anche bello poi darsi da fare dei fatti, non che le parole non servano, perché ad esempio la politica, la sana politica discute molto, ma poi per arrivare a delle conclusioni concrete, per aiutare ovviamente uno Stato, una regione, un comune, una provincia a portare avanti quello che è necessario per il bene di tutto. Qui cadono delle gocce d'acqua, il cielo che è plumbeo, che ha già dato tanta acqua questa notte, ricomincia a piovere a Roma, quindi vedremo come poi il traffico risponderà, perché sappiamo che qui a Roma due gocce d'acqua rischiano. Piano dice piove governo ladro, facendo un po' autoironia ovviamente su tutto quello che è la politica. Diceva una volta, adesso non so.
Adesso non si usa più. Va bene, ti lascio andare a riparare, anche perché proprio di tempo inizieremo a parlare, visto che c'è il meteorologo di Trebimeto in collegamento con noi. Grazie mille, don Roberto Ponti, un buon proseguimento. Grazie Stefania e buon cammino per Metropoli, un saluto a tutti. Un saluto, e parliamo proprio di tempo, visto che come questa pioggia ormai non è più la conversazione d'ascensore, no? Come va? Ma sta arrivando una pioggerella, c'è proprio un dibattito in corso, e la città, non solo di Milano ma in generale le grandi città, sono molto divise sulle responsabilità, perché queste piogge ormai sono anomale, questo possiamo dirlo. Allora intanto cerchiamo di capire che tempo farà nelle prossime ore e quanta acqua è scesa con Paolo Corazzon, meteorologo di Trebimeto, che saluto e ringrazio. Ben trovato Paolo! Ma buongiorno Stefania, che piacere ritrovarti, anche se appunto siamo qua nuovamente a parlare di fenomeni intensi, piogge tremende, il Lambro che esonda. Siamo ritornati proprio a gamba tesa in quella che è la quotidianità, ci dimentichiamo solo il caldo e l'estate. Esatto, ma tra l'altro con due fenomeni molto ravvicinati, perché giovedì ha fatto brutto tempo forte e domenica ha fatto brutto tempo forte, quindi due giornate tra l'altro di anticipo. Giovedì di questa settimana arrivano altri temporaloni sull'Italia, quindi avremo nuovamente giornate delicate da giovedì in poi ad attenderci. Perché tutto questo? Alla fine gira che ti rigira, il discorso è sempre il solito, cioè in parte il cambiamento climatico che c'è, perché se il temporalone c'è sempre stato, fenomeni così frequenti di fenomeni di intense perturbazioni non sono così normali, ma purtroppo sta diventando la normalità. E poi c'è l'incuria del territorio, per cui quello insomma, l'Italia da sempre è un colabrodo e da sempre si fanno investimenti un po' troppo leggeri in quel senso. Quindi bisogna mettere in mano da un lato la sicurezza del territorio e dall'altro mettere in primis il discorso del cambiamento climatico nei programmi dei vari partiti, perché in futuro se no sarà difficile e molto costoso, è quello che non capiamo, ne paghiamo poi anche di tasca nostra. Ma secondo te, da meteorologo, 20-30 anni fa, quando hanno iniziato a costruire, poi insomma chiederemo ai politici qua, ma 20-30 anni fa non c'erano queste bombe d'acqua? Tu che li studi da anni. Allora l'alluvione c'è sempre stata, il Polesine del 51, Firenze, insomma la storia ci ha insegnato che l'alluvione c'era sempre e ci sarà sempre, ma adesso è la frequenza di questi fenomeni, adesso sono appena arriva una perturbazione c'è da farti da sotto e qualcuno da qualche parte Italia ci avrà da pagare qualcosa ogni santa perturbazione. Un tempo non era così, quindi è oggettivo il cambiamento del clima nel Mediterraneo, ma poi in tutto il mondo, ma da noi in maniera più marcata, perché l'Italia è comunque un territorio molto delicato e quindi questa intensificazione delle precipitazioni, dei fenomeni, si fa sentire di più, punto e basta, è innegabile, non adesso, si può negare. Adesso ne parleremo allora in studio, cercheremo di capire come arginare questa cosa. Intanto grazie mille Paolo Corazzone, è stato davvero un piacere ritrovarti. Grazie a voi, a domani, ciao, grazie. Allora, Decorato, io leggevo durante l'estate i vostri comunicati, no? Perché voi comunque non avete mai smesso di lavorare e proprio il voler indagare sul perché. Qui però, come al solito, siamo un po' divisi tra il centrodestra e il centrosinistra, cioè è colpa di queste piogge o è colpa dell'amministrazione? E soprattutto è colpa di questa amministrazione o è sempre stato così? Ma quando parliamo di tempo, parliamo di perturbazioni, parliamo di una questione che non riguarda l'Italia, ma riguarda l'intero emisfero. E sappiamo tutti che, anche per le immagini che già abbiamo visto, che i paesi che creano problemi al clima sono i paesi che hanno più popolazioni, più popolati. Ora, tutti sappiamo cosa succede in Cina, dove addirittura siamo a nebbioni enormi che fanno capire. Perché? Perché la Cina è un paese di 2 miliardi circa di abitanti. L'altro è l'India, che ha 1 miliardo circa siamo. Cioè il problema è che non è che l'Italia, se possiamo anche prendere provvedimenti, ma se un paese di 60 milioni di abitanti può incidere sul clima più di quello che può fare un paese che ha 2 miliardi
un altro che ne ha un miliardo, per non dire l'America. È chiaro che il problema climatico non è un problema italiano, è un problema mondiale, tant'è che queste cose si affrontano a livello mondiale, come si affrontò alla conferenza di Parigi, dove si parlavano le potenze più... Perché... E allora perché tutti danno la colpa a Sala? Non c'entra niente Sala. No, Sala è a mio avviso, è sui provvedimenti, poi se vuoi ne parliamo, perché l'ultimo di stamattina è eccezionale proprio. Siamo a livelli proprio di... cioè, depavimentare Milano. Sì, dico, una soluzione io dico che è stata agli ascoltatori, lo dico a Emanuele che è stato capogruppo in comune, quindi sa, depavimentare Milano. Cioè, ci rendiamo conto. Cioè, diciamo che sai quanti chilometri di strada ha Milano? 4.000 chilometri ad andare e 4.000 a tornare. Depavimentiamo. Diciamo che ridurre asfalto e cemento sarebbe una soluzione, ma una soluzione sicuramente improbabile ad oggi. Ma poi perché? Con i mezzi limitati. Non so se Emanuele me lo spiega. Magari. Non so esattamente il dettaglio della notizia di oggi. Sicuramente Milano ha, ma dai tempi in cui ero in consiglio comunale insieme a Riccardo Decorato, che era vice sindaco, sicuramente noi abbiamo una superficie assorbente che si è ridotta nel tempo per via degli interventi edilizi. Non so commentare la questione della depavimentazione perché... Anch'io l'ho letta sui giornali, ma non ho visto nessun dettaglio. Diciamo che è una soluzione portata avanti da questa amministrazione come ipotetica, però pare che l'esperto dica che servirebbero più tombini, forse, neanche puliti meglio. Beh, ma un maggior Riccardo Decorato è esperto del fatto che i tombini vanno tenuti puliti, perché esatto. Quando si arriva al momento. Però sono puliti questi tombini? Io inizierei così, cioè razionalizzando. Come ha detto l'esperto meteorologo, il tipo di piogge che oggi investono il nostro paese e l'Europa, e comunque quel tempo studiavamo a scuola i paesi con clima temperato, noi eravamo la fascia temperata, è eccezionale. Cioè la quantità d'acqua che scende in poco tempo e la frequenza di questi episodi non appartiene alla storia del nostro paese, al paese in cui noi siamo cresciuti. Primo punto, quindi nessuna amministrazione, in questo momento è in corso un'equazione su Grosseto, amministrazione di centrodestra, sì. Hanno problemi loro, non è che nessun sindaco può fare miracoli. Certo bisogna fare la manutenzione, quindi per esempio i tombini devono essere puliti, perché quando arriva l'acqua deve defluire nelle fogne. Ricordiamoci però, Riccardo Decorato se lo ricorderà, perché mi ricordo, ormai sono ricordi antichi, facemmo una visita nei sotterranei dentro, dove passano le fogne e in un altro luogo dove passano gli acquedotti. Non è che le fogne possono accogliere qualsiasi quantità d'acqua arrivi in un'ora, eh. Ci sono dei momenti in cui tu vedi l'acqua risalire dai tombini perché non ci sa più, cioè perché è caduta in 6 ore o in 8 ore l'acqua che normalmente sarebbe caduta in un però modo. Quindi per infrastrutturare questa città servirebbero investimenti alti, lunghi tempi di realizzazione, quindi i cittadini che devono andare a lavoro, che si trovano con la macchina così come la stiamo vedendo, ferma sotto a cavalcavia, questa ormai è una nostra realtà, dobbiamo farci conti, dobbiamo Stefania, abituarci. Allora, la i tombini di Milano sono 130.000, la manutenzione va fatta almeno un paio di volte all'anno, soprattutto le caditoie che sono ostruite cioè sopra. Dalle foglie. Ecco, foglie o altro tipo, ma soprattutto le foglie, perché quelle che ovviamente creano problemi sono le foglie. E quindi c'è un altro problema, la manutenzione degli alberi, perché le foglie cadono, cioè, diciamo, se tu tagli, fai la manutenzione, tagli. La potatura, ecco, è importante. Vedo le che fanno, non è che non le fanno. Le fanno, il problema, io non dico che non le fanno, il problema è che con questa situazione climatica magari le foglie seccano prima, cioè non seccano a settembre adesso, ma come abbiamo visto già da luglio cominciano, e quindi c'è da incrementare la manutenzione di questi, cioè le caditoie bisogna tirarle su e poi mandare il sifone sotto e spaccare quello che ostruisce aspirare quello. Se non viene fatto questo tipo di discorso, è chiaro che l'acqua ovviamente
tu la dici macchina. Se il maltempo inizia prima, bisogna iniziare prima anche a pulire. Bisogna iniziare prima e fare prima, perché il problema anche è che non si può limitare a una volta l'anno. Due volte l'anno erano allora già, diciamo, eravamo a borderline. Oggi, con tutto il cambiamento climatico, se tu non lo fai due volte l'anno, che cosa succede? Succede quello che abbiamo visto. E soprattutto anche quello, non che va a sfondare, perché su 130.000 tombini normalmente 5 o 6.000 erano quelli ostruiti proprio totalmente. Ora, però, perché lo si faceva ogni due volte all'anno, anche sul fondo, cioè se tu non vai col sifone fino in fondo... Anche decorato, onorevole decorato, un esperto. Abbiamo scontato. Per noi è un esperto. Vabbè, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo da voi tra poco. Rieccoci allora in questa prima puntata della nuova stagione. Noi siamo partiti con l'arcobaleno, cioè col sereno, diciamo, che però viene da due giorni e non solo di forte maltempo a Milano. Alcune comunità, tra cui quelle del quartiere Lambro, comunità Exodus, sono state ancora una volta spostate dalla loro sede. Continuiamo a parlarne, telefonate anche da casa. Pronto? Buongiorno. Domenico, da Sesto San Giovanni, buongiorno, ben rientrati. Ben ritrovate a voi, grazie. Volevo qua la domanda, di chi è la colpa? Allora, sì. Le colpe sono tante. Comunque la colpa è di chi si rimpalla le responsabilità, la colpa è del fatto che sono stati di chi ha coperto i fiumi e i navigli, quando invece si sa che l'acqua se la togli poi si riprende quello che gli togli. E poi la responsabilità è anche di chi, del fatto che ci sono praticamente... praticamente ci sono non ci sono più le acciaierie e la falda è aumentata, e quindi anche quello contribuisce al fatto che ci sono questi allagamenti. Quindi è un insieme di cose, e le responsabilità comunque personali sono di chi, la colpa è di chi, come dire, non si prende le responsabilità sia di una parte politica che dell'altra. Grazie, un saluto, buona giornata. Ma soprattutto anche la domanda è la percezione che noi cittadini poi abbiamo nel dover affrontare quella che poi è la nostra quotidianità, perché sì, ci sta molto a cuore il cambiamento climatico e ci stiamo lavorando per sensibilizzarci tutti. Dopodiché però c'è anche il oggi devo andare al lavoro, come faccio? Cioè allagata la città. No, volevo dire due cose. Una cosa che una volta ho assistito perché mi interessava, sono andato a vedere la pulizia dei tombini con l'aspiratore gigante. Ragazzi, qui abbiamo due politici però che hanno messo le mani veramente. Io ho fatto 9 anni consigliere comunale, capogruppo, e Riccardo Corato è stato vice. Voglio venire anch'io, non so se mi invitate. No, un giorno con le eravamo in un'altra epoca, perché si poteva andare nei tombini. Oggi non so quanti di tombini. Beh, comunque no, volevo dire, sì, cosa era facevo? In un luogo senza foglie, il tombino era pieno di lattine, sì. Cioè perché quando poi c'è l'acqua raccoglie, raccoglie tutto quello che c'è per strada. Allora c'è un tema anche di educazione, di cosa la gente butta. Voglio anche sensibilizzare su un tema sul quale magari non ci si pensa, i mozziconi di sigaretta. Ma voi sapete quanti milioni di mozziconi di sigaretta ci sono per strada a Milano, e dove pensate che finiscano quando c'è l'acqua che defluisce verso i tombini? Quindi c'è anche un problema di educazione, oltre al fatto che le amministrazioni devono riuscire a fare quello che serve fare. Io voglio dirti, questo è anche il giorno in cui il governo di centrodestra ha annunciato che chiederà il rinvio della misura del blocco dei motori termici delle macchine nel 2035. Ecco, cioè, questa allora è bisogna notizia, decidere. Prima forte. Riccardo Decorato, a parte che ormai vi segnalo che l'India ha superato la Cina, quindi è l'India il paese più grande del mondo. È l'India. 1.436 milioni contro 1.425 milioni. Niente paragonabile ovviamente a noi. Sono 3 miliardi. Però l'Europa ha 500 milioni di abitanti, non sono noccioline. No. Più degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti va sui 380, se non sbaglio. 340. Allora, io penso che le misure che si stanno studiando in Europa, salvo che ci possa essere una deroga di un anno, che cercano di far sì che noi produciamo meno anidride carbonica che va nell'atmosfera, quindi sia quelle che riguardano i motori delle macchine, sia altri tipi di inquinamento, sono misure che vanno seguite. Poi si può discutere sui tempi,
Ma non è vero che 500 milioni di abitanti, cioè la popolazione dell'Europa, è indifferente. Certo, la Cina e l'India sono un problema per il mondo. Cioè, Fiano sta dicendo, se però critichiamo il fatto che c'è un cambiamento climatico, dobbiamo anche abbracciare alcune misure, come quella che ci imporrà l'Europa dal 2035, di evitare qualcun tipo di c'è, motore. Stefani, un piccolo diesel, particolare rispetto a quello che dice Fiano. E cioè l'Europa è una realtà di 27 stati e in questi 27 stati c'è chi lo fa e chi non lo fa, e l'Italia non può essere ossequiente se poi ci sono paesi che non lo fanno e non hanno intenzione di farlo. E questo è il tema, per cui se c'è si anche fosse un'industria italiana che si basa molto sul mercato dell'auto, ecco, brava. E noi dobbiamo tenere conto innanzitutto degli interessi italiani, poi degli interessi di tutta Europa, che attengono anche al fatto che il clima sia ovviamente decente e adeguato alle nostre realtà. Ma il problema è che mentre l'India e la Cina hanno dei governi nazionali, noi abbiamo a che fare con 27 governi nazionali, ognuno dei quali poi comincia ad andare per la sua strada e quindi mette in crisi anche la volontà degli altri paesi di fare, insieme queste iniziative di carattere sul clima. Questo è il tema. C'è una decisione europea, si segue la decisione europea, vedremo se ci sono dei paesi che non la seguono e ci saranno delle sanzioni. Ho capito, ma noi dobbiamo tener conto anche dell'industria italiana, dobbiamo tener conto anche dei lavoratori. Allora, ci sono le trasmissioni sulla crisi climatica, non bisogna dire che si devono prendere dei provvedimenti. Bisogna prendere provvedimenti che siano recepiti da tutti e 27 i paesi. Poi ieri leggevo anche la notizia di questa super VIP che aveva voglia di un particolare torta, Kim Kardashian, questa VIP conosciuta di tutto il mondo, aveva voglia della torta, ha preso il suo jet e è andata a Parigi, nell'hotel dove fanno solo lì quella torta. Adesso, a parte della narrazione, ma vogliano erano non fa parte né del tipo di amicizia né di quelle di decorare. No? Esatto. Quando poi c'è tutto... Anche io l'ho vista in TV, ma non mi sembra una roba normale. Perché noi poi bottiglie, i tappi, certo, noi facciamo il nostro piccolo, poi però se i super jet vanno... Esatto. Però questo è lo stesso ragionamento che fai sulla frode fiscale. Allora, certo. Siccome in Italia ci sono 100 miliardi di evasione fiscale, allora Riccardo Corato è il sottoscritto e tu anche, Stefania, dovremmo dire, vabbè, allora io non le pago le tasse, no, c'è l'evasione fiscale. Ha ragione anche Fiano. Emanuele, lì siamo di fronte a un reato, non è che si può dire... che uno che fa l'evasore lo dobbiamo aiutare perché... No, ma se noi un giorno avremo un divieto, non lo so, di commercializzare le macchine termiche, tu dici, ma non lo fanno, alcuni paesi non lo fanno, non lo faccio neanche io. Il problema è le case green, tanto per ormai è inutile che stiamo a girarci intorno. Le case green, noi vuol dire mettere in crisi un intero settore e vuol dire migliaia, migliaia, milioni di lavoratori che lavorano nel settore e mettere in crisi per se... dovessimo attuare con la tempistica che ci è stata imposta. Questo è il tema. Quanti proprietari di case sono in grado oggi di fare gli interventi che ci con la tempistica, non di farli o non farli, perché quelli di farli sono anch'io d'accordo, la tempistica. Però c'è anche da dire che quando tu sei proprietario di casa, prendiamo uno scarico del lavandino, non è che ci butti dentro i pezzi di cibo grossi perché sai che poi lo pagherai tu quello scarico. Lui dice anche i mozziconi di sigaretta non buttiamoli sempre in strada, c'è anche una questione di educazione civica del nostro collettivo, su questo penso che ci possiamo... Ma qui non siamo ai mozziconi, se io ti mando una foto... io abito in Loreto, se ti mando una foto di che cosa lasciano la mattina in Loreto i sudamericani, che come sappiamo hanno una predilezione per la birra, perché se ti faccio vedere le distese di bottiglie di birra che lasciano i sudamericani, c'è da altro, e quelle lì, quelli non sono mozziconi. No, ma io ho detto anche le lattine. No, anche le lattine. È pieno di lattine. No, ma anche le lattine. Lì sono bottiglie. Cioè di vetro. E poi passa l'AMSA raccattata. Sì, passa, ma passa alle 9, alle 10. Nel frattempo, tu sei meglio di me che le Vai bottiglie. Allora, sentiamo anche le telefonate. Pronto? Poi abbiamo fatto aspettare un po' troppo. Leggiamo anche qualche messaggio, se non c'è la telefonata. Pronto?
Niente, si sono stufati, ci hanno messo giù. Allora, la colpa è nostra, quindi, che votiamo delle persone incompetenti, dicono? Ma che ne... no. Beh, due ne avete trovati che conoscono che si... la materia. Esatto, non parliamo degli assenti. Allora, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, abbiamo ripristinato. Chi parla? Sì, bentornati. Cerchiamo, vorrei che iniziaste bene e fare cose utili per la società. Ci proveremo. Allora, qui ho si usato discute, in futuro. Si discute della pioggia, che quando piove qua si allaga tutto, no? Sì. Bisogna darsi da fare, perché come dicono lì i politici, ci sono le foglie che intasano i tombini, ci sono le foglie che cadono qua. Bisogna raccogliere le foglie. Ma chi è il dovere di raccogliere le foglie? Il comune, ok? Per cui bisogna tornare come eravamo negli anni 60, 70, che in comune c'erano i giardinieri, gli elettricisti, roba così, invece di appaltare tutto fuori. Se invece appaltiamo tutto fuori, bisogna darsi da fare, che la gente lavori, no? Ok, lei parla del comune di Milano, vero? No, io parlo in generale di tutti i comuni, perché in tutti i comuni non ci sono più dipendenti. Io parlo di un comune con 4.000 abitanti, hanno un dipendente che deve tagliare tutta l'erba del paese, che non penso che ce la faccia da solo. Per cui se bisogna dell'elettricista, ci bisogna chiamare una ditta. Per esempio, una cosa che io odio, se voi andate a vedere nei cimiteri, la luce del lumino elettrico viene gestita da delle aziende che non si capisce dove sono saltate fuori. Cioè, un'azienda di Pavia gestisce tre comuni in tre posti lontani uno dall'altro di 300 km. Ah, vabbè, adesso parliamo anche di questo. Grazie per aver... Poi dire l'ultima cosa, sì. Se mi potete dell'argomento aggiungere quello che ha detto il ministro della scuola, no? Sì. Ieri Valditara ha detto che in alcune scuole si comincerà a parlare di intelligenza artificiale, no? Sì. Ma io dico, andiamo a toccare l'intelligenza artificiale, che sono, io ho 65 anni, no? Sono 59 anni che abbiamo il problema a settembre che mancano i professori, ok? Invece di risolvere i problemi terra a terra, andiamo a prendere l'intelligenza artificiale nelle scuole. Cerchiamo di risolvere i problemi. Parliamo anche di questo, grazie, un saluto. Allora, sei d'accordo su questo? Così apriamo e chiudiamo, poi ne parliamo in un'altra puntata. Il signore affronta un tema. Sì. Che in particolare tocca i piccoli comuni. In questi anni, guarda, non dico neanche solo con questo governo, ma in questi anni ci sono stati tagli fortissimi ai bilanci dei comuni, anche di questo decorato è informato. E fra l'altro volevo dire, lui ha raccontato questa cosa dei lumini, dei cimiteri. A me viene in mente un altro episodio. Una volta, un anno fa, sono andato a presentare un mio libro in provincia di Mantova, sì, una cittadina. E siamo andati nella sala della biblioteca comunale, faceva un freddo spaventoso e io parlavo col sindaco e dico: scusa, ma è il riscaldamento? Dice: guarda, non me ne parlare, l'appalto l'ha vinto una ditta di Brescia che schiaccia un bottone a Brescia, per la provincia di Mantova confina con quella di Brescia, e quindi li abbiamo chiamati, adesso aspettiamo che lo ripristino, perché tu fai delle gare di appalto che hanno delle regole, le gare di appalto, e ti vince un gestore di questo riscaldamento che stava a Brescia. O delle scuole elementari o degli asili dove si suda a dicembre, che arrivano col maglione e devono stare. Però diciamo la questione che solleva il signore della mancanza di dipendenti dipende molto da quanti soldi, vedremo adesso con la legge di stabilità, che in genere ai comuni arrivano troppo pochi soldi, per cui non possono infatti assumere. Poi viene passata un po' la palla al governo, no? A voi del governo in sì, questo vabbè, caso. Marco. Lo diceva anche Fiano, il problema non è un problema di oggi, c'è un problema che dura da tempo, di tagli agli enti locali. Ora, io penso adesso la manovra economica è ancora in corso, quindi è ancora tutta da vedere, perché ne stanno parlando ancora il Presidente del Consiglio, la Giorgia Meloni, con il Ministro Giorgetti. Però è chiaro che il tema, per esempio, noi quando l'appalto del verde lo abbiamo, era un appalto che era comunale. Io c'ero. E non funzionava molto. L'abbiamo dato a un consorzio di imprese esterne. E in quel periodo ha funzionato, diciamo, non è, oddio, poi c'erano sempre qualche problema, perché parliamo non so di quanti milioni di metri quadri di verde. Certo che se sul comune gravano tante spese come quelle dei servizi sociali, non è che andranno migliorando. Però un piccolo comune,
un piccolo comune, come fa a gestire? Cioè, è impossibile. E diceva l'ascoltatore, il suo comune è di 4.000 abitanti. Un dipendente. E come fai? Cioè, è ovvio che devi dare all'esterno, come anche il comune che diceva prima Emanuele, cioè quello di provincia di Mantova. Beh, come fa un comunello piccolo che ha al limite 3-4 al massimo dipendenti a gestire solo il taglio dell'erba? Ecco, diciamo, parliamo, è chiaro che si deve ricorrere a appalti esterni, e ovviamente gli appalti esterni vengono da città che hanno imprese che sono in grado di svolgere quel ruolo. Non è che se fossero imprese dello stesso paese non c'era bisogno di fare l'appalto esterno, cioè, capisci? Quindi è un sistema italiano, che è, no, italiano, europeo, perché poi la stessa cosa accade in Belgio o accade in Danimarca, non è che è diversa. Per cui è ovvio che le grandi città possono, noi lo avevamo, la gestione della manutenzione del verde era gestita prima dal comune. Che poi c'è stato questo cambio di cui parlavamo. C'è stato questo cambio. Intanto Molteno anche sommersa, evacuate 30 famiglie, il sindaco ha parlato di una situazione drammatica. Molteno? Sì, Molteno. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Giuseppe dalla provincia di Milano. Ben trovato, prego. Buongiorno, volevo dire che il signor Decorato ha perfettamente ragione, perché nei piccoli comuni, insomma, io abito in un comune, siamo in 4.000, c'è un solo vigile, un solo, diciamo, addetto che fa le pulizie, non si può assumere, a quello che dice il sindaco, non si può assumere, e cosa ci troviamo? E poi soprattutto, anche per la questione dei allagamenti, qui è stato costruito tutto in modo sconsiderato, ci siamo trovati con le fogne che non funzionavano, piovevano, si allagavano i box e tutto, si sono dovuti intervenire, ha intervenuto il gestore che gestisce le acque bianche e le acque reflue, ha rifatto le fognature e tutto, adeguate al numero di immobili e tutto, e adesso sembrerebbe funzionare tutto. Cioè, io dico questo, ma anche, cioè, noi siamo in balia proprio di, secondo me, di gente che non sa lavorare veramente. Mi spiace dirlo, ma non sanno lavorare, ma, cioè, non sanno prevedere. Ma a che livello, nel senso, chi ha scelto di ci sono state le elezioni, chi ha vinto le elezioni ha pensato di costruire case, costruire, ma non ha pensato poi che i servizi che vengono dati non erano sufficienti per aumentare una cubatura, per aumentare l'asfaltatura, le strade, la raccolta delle acque bianche, tutto. Quindi ci sono tutti gli step da seguire. Intanto grazie mille. Salve. Grazie, salve. Beh, mi sembra che anche, nel senso, voi siete sul pezzo, ma anche i nostri telespettatori hanno benissimo chiara. Beh, poi nei comuni piccoli hanno molto il polso della situazione, conoscono ogni metro quadro. Guarda che il problema che lui ha esaminato è un problema essenziale. Se tu sotto il profilo urbanistico decidi lo sviluppo del tuo centro abitato, del tuo comune, eccetera, ma non adegui la capacità di assorbire acqua del sistema fognario, comunque del sistema delle acque reflue, combini un disastro. È ovvio che devi aumentare, se aumenti l'urbanizzazione, se aumenti la popolazione, o anche se al posto di un edificio basso ne fai costruire uno alto, cioè al posto di 15 abitanti ne arrivano 80, è ovvio che servono adeguamenti, e questo sì che è responsabilità dell'amministrazione. Allora, devo andare un attimo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, rientriamo a metà di questa prima ora insieme, dove ci aspettavamo un po' di messaggi da parte vostra per avere qualche aggiornamento in più effettivamente sul caso Boccia. Allora, noi subito apriamo anche con una domanda che vogliamo fare a voi, come sempre cuore pulsante della nostra trasmissione, poi leggeremo i vostri messaggi, sentiremo anche qualche considerazione. L'Ambiloni ne esce più o meno forte? Questo può essere un po' il cuore di quello che sta succedendo, nel quale continuano ad arrivare aggiornamenti. Innanzitutto ci scrivete, ci dite: ma San Giuliano alla fine sta o no con sua moglie? Leggiamo per esempio il Corriere racconta di una fuga che c'è stata in un eremo francescano proprio per recuperare il matrimonio, e una preghiera con la moglie tra i frati, proprio perché diciamo che sembravano in armonia dopo che la relazione con la Boccia era già finita. Allora, Fiano, tu, questo che è stato il caso dell'estate, no, te lo aspettavi? Poteva succedere a qualcuno del PD?
No, perché no? Sì, perché sì. Ma no, non è so normale, rispondere. Cioè, secondo me chi assume incarichi di rilievo giurando sulla Costituzione di rappresentare il paese dovrebbe stare un attimo attento a chi frequenta, come frequenta, cioè quando diventi ministro, dico ministro, sottosegretario, ovviamente anche se fai il parlamentare, ma ancora di più se fai il ministro, devi stare attento a chi frequenti, a come lo frequenti e soprattutto se gli permetti di, come dire, di entrare nelle stanze del potere senza averne diritto. Poi ecco, questo è un servizio che andremo a vedere, cioè non era l'applauso proprio solo per Fiano, per era anche per decorato, che uno abbia un amante, se come lui ha detto è una relazione affettiva, vabbè, questo può capitare, mi dispiace per la moglie, non sono fatti nostri, sono cose private, la questione non c'entra niente, cioè quella è una parte che non c'entra niente. Credo che un ministro della Repubblica debba stare attento a chi fa entrare nelle proprie stanze, a chi frequenta, a cosa gli permette di vedere, eccetera, eccetera. Poi se la domanda è se la Meloni ne esce rafforzata, guarda, io penso che Giorgia Meloni personalmente mantenga un consenso molto alto. L'immagine che alcuni della squadra di governo in questi mesi hanno dato, secondo me, non ha fatto bene al governo. Poi ovviamente gli italiani dimenticano le vicende estive e ragionano più sui soldi che arrivano, sugli stipendi, sulle pensioni, sul costo della vita, però... Allora, partiamo proprio da qui, visto che sono tra le ultime notizie, cioè il rapporto tra San Giuliano e la moglie. Voi dite, ma che ci importa? È puramente gossip, come direbbe qualcuno. In realtà, già subito i commenti dicono, è giusto in tema di famiglia tradizionale. E subito lancia la frecciata a Fratelli d'Italia. Cioè, al fatto di tutto quello che poi ne consegue una scelta così. Cioè, Fiano dice, bisogna stare attenti da chi ci si circonda. Beh, io ritengo, come ha già detto Giorgia Meloni sabato a Cernobbio, che si tratta di gossip, quindi avendolo detto, io credo abbia ripetuto anche... È stato alimentato però questo gossip, è stato tanto alimentato. È stato alimentato perché questa signora lo alimenta, cioè non è che si alimenta da solo. Anche San Giuliano è andato al TG a parlare. Capito, ma io credo che San Giuliano ha cercato giustamente di chiudere la partita con quella intervista, che invece puntualmente è stata ribattuta dalla signora Boccia. Ora, il problema, ripeto, è che un gossip non può andare avanti. Se va avanti, è chiaro che questo è uno stimolo alla signora Boccia di continuare in questo stilicidio e di continuare a fare la parte, la controparte. Se questo gossip fosse cessato, io credo che la questione si sarebbe chiusa. In realtà poi, il PD chiede al ministro Giulio di riferire in aula anche sulle ultime nomine. Sulle nomine, poi, quello è un fatto politico. Sulle nomine, è un fatto politico. Vedrà il ministro cosa fare, cosa dire. L'altra questione, fatto del governo sotto ricatto, cioè, esula la donna. Giorgia Meloni ha risposto in maniera eccezionale a Cernobbio, ha detto io donna non avrei mai, anzi io sono all'opposto di quello, come dell'atteggiamento che ha tenuto questa signora. Vediamo, abbiamo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, le sentiamo, così le Meloni Boccia le sentiamo insieme. Allora guardi, non credo di dover mettermi a battibeccare con questa persona. Posso dire solamente, ma non lo dico sul caso specifico, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l'ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona. La pensi come Meloni? So bene cosa voglia dire, cioè guadagnarsi sicuramente... spazio nella società, non lo so, cioè se si riferisce al fatto che ha portato quest'uomo alla perdizione, a tradire sua moglie, può essere un giudizio che... Ne ha portato alle dimissioni, a uno scandalo di governo, sta insistendo, comunque diciamo che sono gossip che alimentano anche cos'è il gossip? Questa signora, che non ho mai visto in vita mia, come penso neanche Riccardo Decorato, Mai visto, giuro. Sì.
mai visto. Ha provato, cioè, visto che lei girava a Montecitorio con questi occhialini che spiano, tu girava, ma io, non l'hai mai visto. Oh. Scusate, ha provato a, dicono altri testimoni, in parte credo Campani, mi pare di capire, parlamentari della Repubblica, donne e uomini. Sì, Campani. Si è fatto intervistare una deputata donna di Forza Italia, quindi non è lo stesso argomento di prima. Ha provato ad offrirsi come consulente, per esempio ha diretto una conferenza stampa di questa deputata, per altri deputati ha provato a fare da assistente e alla fine è capitata su San Giuliano, quindi cercare spazio nella vita, si è offerta come consulente, poi tu la prendi come consulente, immagino, fai il ministro, avrai consultato il curriculum, penserai che le sue competenze siano utili per il lavoro del ministero, io fin qui non ci vedo niente di gossip. Poi succede, che cosa succede? Che quest'uomo ha promesso a questa donna, così sembrerebbe, una di diventare consulente formalmente, però scusate, prima di diventare consulente formalmente, questa donna già frequentava il ministero, come dimostrano alcune immagini, andava nella macchina, diciamo, di scorta del ministro, quindi il ministro non avrà commesso reati, perché dei reati si occupano i magistrati, non ho la più pallida idea, spero per lui che non ci siano reati, però diciamo un po' di leggerezza nell'ammettere questa donna all'interno del lavoro del ministero c'è stato. Dopodiché lui le aveva promesso una consulenza che poi è stata stracciata, magari anche per intervento della moglie, non lo so, questa donna si sta vendicando, ma non mi pare, che cosa vuol dire? Non sono d'accordo col modo con cui questa donna si cerca uno spazio. Questa donna aveva capito che avrebbe fatto la consulente al ministero, adesso certo si vendica pubblicando una gocciolina al giorno su Instagram, io non lo farei mai in vita mia, però voglio dire, c'è anche dall'altra parte un certo tipo di atteggiamento che va giudicato. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, dopo avremo altri dettagli di cui parlare insieme tra poco. Allora, rientriamo subito, visto che i dati sono tanti. Innanzitutto vediamo anche il futuro di quello che sarà non solo il nostro ministero, che ci sta a cuore perché si parla della nostra cultura italiana, ma anche di San Giuliano e Boccia. Allora, Boccia intanto questo boom di follower, perché incredibilmente, poi possiamo anche scandalizzarci o meno, però diciamo che le promuoverà un guadagno potenziale di 20.000 euro al mese, quindi diciamo che mettere in giro tutte queste voci è stata una specie di win for life, almeno per non so quanto dei prossimi mesi. San Giuliano ha una sua professionalità, ritornerà al suo lavoro, non secondo appunto l'imprenditrice che dice: Jenny non mi ha ancora chiesto scusa, continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un'estorsione, dice Boccia. Mi chiedo, una persona che si è dimessa da ministro e che ha detto tante bugie può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? Può chi manipola la verità lavorare per la TV di Stato, per di più ruoli di comando? Hai fame di verità o di soldi? Come si commentano queste parole decoranti? Allora, la verità è... Questo, ripeto, per me è per noi è un gossip, nel senso che ovviamente la vicenda non sarebbe nemmeno partita se questa signora non continua per avere followers, 20.000 euro al mese. Potenziale guadagno, sul quale lei ci conta evidentemente, perché è in continua a rivelare cose, fatti che ovviamente saranno oggetto dell'accertamento della magistratura. Io, perché il ministro San Giuliano ha già minacciato, ha già detto che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica su quanto sta affermando la signora Boccia. Quindi è chiaro che la vicenda va commentata sulla stregua di quello che la magistratura dirà, non sui messaggi, gli sms o i whatsapp che tira fuori la signora Boccia, ecco, perché poi questi vanno tutti poi valutati. Siccome è in corso una valutazione da parte della Corte dei Conti e una valutazione da parte della Procura a seguito dell'esposto che sta presentando o presenterà oggi o domani il magistrato, l'avvocato del ministro San Giuliano, alla stregua di quello che la magistratura dirà, noi potremo dire esattamente se le cose come stavano e chi ha avuto torto o ragione. Ecco, poi Meloni San Giuliano, c'è un'altra battuta di Giorgia Meloni che vogliamo farvi sentire per commentarla con voi.
sono giorni che noi parliamo della vita privata di un ministro, va da sé che quando parli per giorni della vita privata di un ministro, la sua vita pubblica è finita. Si tratta di una vicenda di vita privata, perché ad oggi il ministro Sangiuliano si è dimesso, ma non ci sono illeciti in questa vicenda commessi dal ministro Sangiuliano. La seconda questione è, sono giorni che discutiamo. Discutiamo chi? Sì, certo, c'è stata una forte campagna mediatica su una questione privata del ministro, fermo restando che chiaramente il ministro ha sbagliato, che ha trasformato una questione privata in un fatto pubblico. Dopodiché, se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo, temo che non accadrà. Come si dice, è morto il re, viva il re. Si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro. Ecco, quindi questa è la risposta di Giorgia Meloni alla domanda che noi abbiamo posto a voi. Cioè lei dice sicuramente il governo non ne esce indebolito. Dobbiamo dire che però c'è anche un esposto di Bonelli di Alleanza Verde Sinistra in cui la appunto per la Corte dei Conti. Cioè lui ipotizza reati di indebita destinazione di denaro pubblico per le presunte trasferte di Boccia con l'ex questo ministro. Questo io non ho modo di sapere cosa dire. Cioè ho visto Sangiuliano al TG1 che no, noi abbiamo visto i post, li abbiamo mandati in onda, che riferiva i pagamenti eccetera. Lei sostiene che c'è altro, io non so cosa dire. In più, diciamo, forse Bonelli vuole che sia esaminato anche il fatto che la signora andava in macchina con il ministro, su una macchina di servizio. Non lo so, non ho idea, non, sinceramente devo dire, io l'ho scritto quando insomma dopo diversi giorni che scoppiava questa vicenda, ho detto beh, nel mondo stanno accadendo cose gravi, alcune gravissime. Il problema dell'Italia è che noi spenderemo fiumi di inchiostro per parlare. Prima ancora non era si era dimessa, era il giorno che poi si è dimessa. Prima se il ministro si dimetterà, poi su cosa dirà la signora Boccia, poi su chi, il toto ministro per chi sceglieranno, hanno fatto molto in fretta. Poi se il nuovo ministro, come va, come non va il nuovo ministro, mentre diciamo i problemi degli italiani sono sicuramente altri. Però dare di questo la colpa alla signora Boccia e basta non è giusto. Perché lì c'erano due persone che hanno commesso cose. Ecco, non è neanche giusto dare la colpa, io prendo la parte degli italiani in questo caso, solo agli italiani di essere voyeuristici, di voler sapere, perché comunque in quelle macchine appunto c'erano anche esponenti del governo, no? Quindi chi si doveva per primo occupare? Noi abbiamo delegato in questo caso, votando, a occuparsi anche dei nostri problemi. A chi? A voi, no? Che fate parte del governo. Io lo chiedo a voi così, giusto pur parlare, ma sulle macchine degli onorevoli, cioè chi può salire? Io mi immagino, non è che io posso alzare la mano e dire ma posso venire a quella vedere la riunione? Era la macchina questa della scorta dei carabinieri. Ancora di più. Ma io credo che, siccome io sono stato 10 anni sotto scorta, quindi so com'è la situazione, anche lì è tutto da verificare, per cui... Cara Stefania, ci vedremo qui quando la Corte dei Conti. Io aspetto, perché è inutile, cioè, dire ma qui cosa, perché in questo gioco di responsabilità la signora Boccia, come si vede, fa un post e via. È partito. E anche perché sennò 20.000 euro dove li trovo? E quindi è necessario... Non li ha ancora presi? No, io dico... Sono ipotetici guadagni. Ma diciamo, ipotetici guadagni dovuti ai post. Ha una popolarità nuova acquisita che fino a ieri non no, c'era. No, ma se non fai i post... E chi la... Ecco. Allora, aspettiamo la Corte dei Conti. Io credo che oggi ci stia facendo, da parte dei media, una campagna che, vabbè, siamo noi nell'obiettivo e quindi è ovvio che viene più facile. Anche perché è chiaro, un governo nato 2 anni fa rispetto a chi è stato al governo per 50 anni è chiaro che è più semplice. E però, come ha detto Giorgia Meloni, io credo che il governo non esca indebolito, perché intanto perché il nuovo ministro è stato nominato nel giro di qualche ora, e poi perché gli italiani non sono proprio è gente che è attenta, capisce, sa votare, vota come cambia nel voto, quindi ha una valutazione estremamente
reale e realista la situazione. Quindi siamo. Aspettiamo che la magistratura e la Corte dei Conti facciano il loro dovere e poi vedremo chi e perché ha svolto questo ruolo così, se il ministro o se la signora Boccia. Quello che dice Decorato è sacrosanto, nel senso, fino a prova contraria, ovviamente non è che uno si alza la mattina e inizia a fare tutti i post. Quello che lascia però basito delle dichiarazioni della signora Boccia è che di fatto molte delle cose che ha detto siano risultate veritiere, quindi non è una persona che si è alzata a caso, che non aveva foto, non aveva, aveva fin troppe prove, poi uno si domanda anche perché, no? Però non potrebbe io, farlo. Se non avessi commesso nessun errore, fosse il ministro San Giuliano e anche la presidente Meloni, sarei tranquillo. Infatti la presidente Meloni rilassato, diciamo. Lui si è dovuto dimettere. Se lui, sì, io anche questa cosa del dimettersi non so, perché se non hai commesso reati di peculato o di cosa che lui ha affermato nell'intervista TG, o non hai usato in malo, per altri il denaro pubblico del ministero. Certo, hai dovuto mettere in piazza le questioni della tua vita privata, quindi il tradimento della moglie, ma a parte questo, la signora ha un comportamento un po' strano. Sì, io penso, l'abbiamo detto prima anche Decorato, io penso che tutto nasca da una, penso, da una vendetta, perché alla fine quella consulenza non è arrivata, e anche perché forse... Non dimentichiamoci che c'era un rapporto affettivo e magari il signore in questione le aveva detto qualcosa, dal punto di vista affettivo le aveva prospettato un futuro, io non lo so. Ma immagino che sia in questo momento un problema di rivalsa, diciamo così, della signora. In quello possiamo dire che forse il governo non ne uscirebbe indebolito per il fatto che in questo momento, avendo tutti gli occhi puntati, cioè è stata la scelta di mettere un altro per preservare il lavoro, cioè quel famoso lavoro di cui uno dice però agli italiani di cosa si importa? Se a noi importa che si lavori sui vari fronti. Lasciamo lavorare magari un'altra persona, in questo caso lasciamo lui il tempo di difendersi tutte, per tutte le altre cose. Quello che stai dicendo, Stefania, è quello che ha detto a gran voce la platea del forum di Cernobbio, quando di fronte alle continue domande dei giornali ha detto basta, si è sentito un basta. Perché? Perché è chiaro, ma gli italiani, ma i problemi degli italiani sono i problemi della Boccia e di San Giuliano. I problemi degli italiani sono quelli che il Presidente del Consiglio insieme al Ministro del MEF dovranno affrontare tra qualche giorno, portando un provvedimento che è fondamentale, che è la legge di bilancio alla Camera. Per cui, ma su questo io credo che vada fatto il confronto, sulle pensioni, sulla questione della sicurezza sul lavoro, ci sono enormi problemi e invece lì si stava facendo nella platea di Cernobbio, al forum Ambrosetti, si stava facendo una continua domanda, ma la Boccia, San Giuliano, la platea che è fatta di persone dell'economia, del mondo industriale e confindustriale ha detto basta, basta, parliamo, non ne possiamo più. Parliamo del problema degli italiani. Sentiamo cosa pensano da casa, pronto? Sì, salve. Salve, chi parla? Sono Paolo. Ben trovato, prego. Niente, io volevo dire che se si andasse alla Camera o al Senato e si direbbe chi è senza peccato scagli la prima pietra, sono tutti uguali e stiamo dando troppa pubblicità a lei e già facciamo il loro gioco, tutto qua. Va bene, grazie, un saluto. Cioè lui dice, visto che c'è tutto questo potenziale guadagno, a questo punto non diamoglielo più, non parliamone più. Non parliamo, non siamo noi che decidiamo in questo mondo, esatto, cosa succede nel digitale. Noi non abbiamo idea di come il mondo TikTok, Instagram, che sono poi, ricordiamo, c'è anche persone molto più giovani anche di Stefania, che è giovanissima, ma sì. Sì, giovanissima, dicevo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Ma voi lo sapete che la canzone... Sì, prego, scusami, ti ho interrotto piano. No, sapete che la canzone più che ha avuto più ripetizioni di ascolto, su il video di musica su YouTube aveva raggiunto
gli 8 miliardi di riproduzioni. Cioè, ma voi riuscite a capire la differenza tra quello che diciamo è una televisione molto seguita come Telenova sui più importanti quotidiani e cosa succede oggi sul digitale? Il telespettatore prima ha detto non diamo l'importanza a noi, ma sul digitale c'è un mondo che non c'entra niente con quello che... Qual era la canzone? Sono Giorgio, sono una donna, quando l'avevano registrata? No, era una canzone sudamericana. Desaparecid. Despacito. Siamo desapareciti tra noi tra un po'. Senti, visto che abbiamo citato Cernobbio, tu dicevi la Schlein prima fuori onda è stata molto apprezzata per... No, vedo che oggi i principali quotidiani italiani rendono notizia che su alcune questioni di emergenza nel paese, l'investimento in sanità, i salari, il salario minimo, le questioni delle pensioni, la Schlein ha mostrato ha potuto mostrare a Cernobbio una certa unità di forze dell'opposizione che su altre cose magari non sono d'accordo, Questo succede anche nel centrodestra, peraltro su alcune questioni di politica estera non c'è così accordo, per esempio con Salvini, ma anche nel centrosinistra non siamo ai vostri livelli, però anche nel centrosinistra sulle questioni dell'Ucraina, però su queste questioni interne vedo che tutti i giornali, io non c'ero a Cernobbio, però ho letto La Stampa, Corriere della Sera, Repubblica, sostengono che insomma la Schlein ha fatto la figura di una che sta guidando su questi temi, che sono i temi che affronterà il Parlamento nella legge di stabilità, unità, il che è un fatto politicamente positivo. Benissimo, allora vi devo salutare, poi avremo modo di riparlare di tutti questi temi di cui tu ci hai citato. Intanto grazie Emanuele Fiano, grazie a voi, Democratico, per essere stato con noi in questa prima puntata di una lunghissima stagione. Grazie Riccardo Decorato. Grazie Stefania, a te e ai telespettatori. Poi ci rivediamo prestissimo e non andate via, perché noi ci rivediamo dopo la pubblicità, tra poco.